Buonasera. L'incontro più atteso, quello tra De Mita e Craxi sulle riforme istituzionali, si è svolto con toni distesi e costruttivi. Il colloquio tra i leader della DC e del PSI è andato meglio di quanto ci si aspettasse, soprattutto dopo il clima piuttosto teso dei giorni scorsi in seguito alla crisi del Comune di Milano. Sull'incontro di oggi ci riferisce ad Alberto Manzone. Per il vertice DC-PSI, dopo 10 anni visibilmente emozionato, come gli stesso ha dichiarato, il segretario del PSI, Bettino Craxi, è ritornato nella sede della Democrazia Cristiana. L'ultima volta che vi mise piede fu durante i tragici giorni del rapimento di Aldo Moro. Oggi il clima era naturalmente diverso, al di là dei risultati ancora generici. De Mita e Craxi hanno affrontato i temi concreti del funzionamento delle istituzioni, accomunati dall'impegno di dare una risposta positiva, di modernità ed efficienza alle attese della gente. L'incontro è stato positivo, il proposito è di riuscire almeno a rivedere i regolamenti delle Camere e a differenziare il ruolo dei due rami del Parlamento. Le giunte locali e il caso di Milano sono stati anch'essi al centro del colloquio per cercare di prevenire le crisi prima che sia troppo tardi. I vertici della DC e del PSI hanno deciso di mantenersi d'ora in avanti in più stretto contatto ed anche questo è un fatto positivo da non sottovalutare. L'incontro tra democristiani e socialisti ha dunque rappresentato un momento di disgelo nei rapporti tra i due maggiori partiti della coalizione di governo. Il clima è migliorato, come vi dicevo, e in politica anche il clima ha la sua importanza. Se tutto procederà per il meglio, una volta che Craxi avrà concluso i suoi incontri con i partiti dell'opposizione, dovrebbe vedere la prossima settimana i comunisti, sulle riforme istituzionali potrebbe essere convocato un vertice della maggioranza. Vedremo gli sviluppi. Sulle riforme istituzionali anche il segretario radicale Negri ha avuto una serie di incontri con i leader comunista, socialdemocratico, liberale e di Democrazia Proletaria. Secondo Negri un dato è certo, la necessità di procedere alla riforma del sistema politico e non ad operazioni di piccolo capotaggio. Sempre in materia istituzionale, Democrazia Proletaria ha chiesto un incontro con la segreteria comunista. Si stanno concludendo le celebrazioni per il quarantennale della Repubblica Italiana, mentre contemporaneamente sono state aperte quelle per il quarantennale della Carta Costituzionale, che fu firmata il 27 dicembre del 1947. A Montecitorio questa sera è stato proiettato il filmato 2 giugno Nascita della Repubblica, prodotto dalla Presidenza del Consiglio. Nella seconda parte del giornale sentiremo la testimonianza di Giovanni Goria e di Nilde Iotti. Terminato il vertice Stati Uniti-Unione Sovietica con la conferenza stampa di Gorbaciov e con il discorso televisivo di Reagan, le due superpotenze hanno oggi informato i rispettivi alleati sulle intese raggiunte. Gorbaciov è rientrato a Mosca dopo la sosta a Berlino Est, dove ha incontrato i leader dei paesi membri del Patto di Varsavia. Il vertice con gli esponenti dei paesi alleati è durato solo 5 ore e si è svolto secondo copione. L'esposizione dell'operato a Washington del segretario generale sovietico ha ottenuto la totale approvazione dei capi socialisti. Intanto la stampa russa dedica grande spazio all'avvenimento, sottolineando l'importanza dell'accordo USA-URSS, ma afferma che alcuni circoli occidentali cercano di gettare un'ombra sul nuovo trattato. La televisione sovietica ha trasmesso stasera integralmente la conferenza stampa conclusiva che Gorbaciov ha tenuto ieri nella capitale americana. C'è soddisfazione evidente all'Alleanza Atlantica per il summit russo-americano e, come ovvio, soprattutto per il trattato sugli aeromissili, al quale i 5 paesi europei che li hanno ospitati si associano anche giuridicamente, firmando i protocolli che consentiranno le verifiche, i controlli a ripetizione. Abbiate fiducia, ma verificate, aveva detto martedì Reagan. Oggi Schulz recupera una celebre battuta americana: In God we trust, others pay cash. In Dio abbiamo fiducia, gli altri pagano in contanti. L'eccellente dose di prudenza, dunque di ispezioni, che è parte essenziale dell'accordo sugli aeromissili, e altre caratteristiche del trattato, cioè la globalità e la asimmetria delle riduzioni, diventano ora per la NATO, come dice Andreotti, i punti di riferimento su cui impostare e concludere altri negoziati per l'interdizione delle armi chimiche, per il riequilibrio del convenzionale, negoziati che devono correre in parallelo con gli START. Dopo il piccolo passo degli aeromissili restano ovviamente molte difficoltà per conseguire gli obiettivi maggiori, ma era anche impensabile che Reagan e Gorbaciov riuscissero in 3 giorni a risolvere tutte le difficoltà, tutte le divergenze che separano l'Unione Sovietica dagli Stati Uniti, l'Est dall'Ovest.
L'essenziale è il dialogo, l'essenziale è il clima di franchezza senza ostilità, pur nella rivalità, dice Andreotti. L'essenziale è perseguire un rapporto qualitativamente diverso con i sovietici e sfruttare al meglio la fase di grande evoluzione in cui ci troviamo e percorrere la strada verso mutamenti di portata storica. Dollaro ancora in ribasso su tutte le piazze internazionali, soprattutto dopo che si era diffusa la notizia, peraltro subito smentita dalla Casa Bianca, che Reagan aveva deciso di rinunciare a qualsiasi sostegno della moneta americana e quindi aveva dato istruzioni alla Federal Reserve di astenersi dal comprare dollari. Il dollaro stamane in Italia aveva chiuso a 1.205 lire, 19 meno di ieri. Stasera a New York ancora una lieve flessione, 1.203 lire e 50 centesimi. Flessioni anche della borsa a Milano, i titoli hanno perso il 2,29% rispetto a ieri, 3,5 punti dall'inizio della settimana. 31 rispetto all'inizio dell'anno. L'andamento della borsa italiana è stato in linea con l'andamento delle principali piazze internazionali. Stasera a New York invece i titoli industriali più importanti hanno riguadagnato 11 punti. Evidentemente la borsa americana ha superato lo shock dei dati riguardanti l'enorme deficit federale americano diffusosi ieri. Mentre si assassina non vi possono essere contatti con i terroristi. Così si è espresso il portavoce del governo spagnolo dopo aver definito gravissimo e ripugnante l'attentato di Saragozza che ha causato per il momento 11 morti, tra cui 3 donne e 4 bambine. È la prima volta che i terroristi colpiscono una casa caserma della Guardia Civile con la precisa intenzione di provocare una strage indiscriminata. Nel collocare l'autobomba sapevano che in quell'ala dell'edificio vi erano gli alloggi di 50 famiglie di militari. E la potenza dell'ordigno esplosivo era stata calcolata per far crollare, come è avvenuto, tutta una facciata di 3 piani aprendo una breccia di 10 metri. È stato un atto premeditato di provocazione contro le forze armate e la Guardia Civile in particolare. Anche se non ancora rivendicato, l'attentato viene attribuito all'ETA militare, l'organizzazione terrorista basca che negli ultimi mesi, dopo aver subito una serie di duri colpi, sembrava ormai disposta a un certo dialogo. Ma l'ETA ha voluto esercitare pressioni facendo sentire la sua vera voce in un momento in cui si sta discutendo la modifica della legge antiterrorista e vi è un'intensa polemica sulla reinserzione dei terroristi che si sono macchiati di sangue. Questo attentato ha inferto un duro colpo ai negoziati segreti tra governo e terroristi per porre fine alla lotta armata dell'ETA. È di poco fa un aggiornamento di notizie da Saragozza. Il numero delle vittime è salito a 12. Uno dei feriti più gravi è morto, sembra si tratti di una bambina. 52 bambini sono morti e 67 sono rimasti feriti al Cairo, travolti da un treno che ha investito l'autobus che ne trasportava 120. I piccoli studenti stavano rientrando da una gita scolastica. Dai primi accertamenti risulta che il treno non si è fermato a un passaggio a livello. Al Ministero del Lavoro prosegue la trattativa per trovare un accordo sulla vertenza del personale di terra degli aeroporti. Gli incontri separati che i ministri Formica e Mannino hanno avuto stasera con aziende e sindacati non sono tuttavia riusciti a portare il negoziato su basi concrete. Si continuerà domani mattina per tentare nuove convergenze sul salario e orario di lavoro, che sono i punti principali di questa tormentata vertenza. La situazione non è delle più brillanti, ha detto un portavoce del Ministro del Lavoro. Lo sciopero di lunedì resta comunque per ora confermato, assieme all'annunciata manifestazione a Roma. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, i COBAS dei macchinisti attueranno lo sciopero di 24 ore, programmato dalle 16 di domenica alle 16 del giorno dopo. Sono quasi tutte negative le valutazioni dei sindacati sullo schema di riforma delle pensioni presentato dal ministro del Lavoro Formica. Dopo 4 ore di confronto al Ministero del Lavoro, CGIL, CISL e UIL hanno detto no all'elevazione dell'età pensionabile, al calcolo delle pensioni sugli ultimi 10 anni di retribuzione, all'ampliamento del periodo minimo di contribuzione e all'esclusione di alcune categorie dal riassetto previdenziale. Stamane critiche al progetto di Formica erano state espresse dalla Confindustria. Questa seconda giornata di lavori del congresso del Movimento Sociale è stata una giornata interlocutoria. In attesa degli interventi dei 4 candidati di domani si cerca ancora attraverso incontri e riunioni di trovare un accordo che porti ad una vasta maggioranza per il nuovo segretario. Ma al di là del dato politico, questo congresso porterà certamente ad un radicale ricambio generazionale alla guida del Movimento Sociale.
Ma sentiamo cosa si aspettano alcuni giovani delegati da questo congresso. Dobbiamo fare il grosso passo e dare il grosso colpo d'ala per essere finalmente un movimento inteso come comunità, come gruppo umano che vive e lavora insieme, gruppo che è unito, oltre che dagli ideali, unito innanzitutto dalla militanza. Soltanto così saremmo capaci e riusciremmo senz'altro e senza ombra di dubbio a non omologarci agli altri partiti, ad essere veramente l'alternativa al sistema. Noi riteniamo di essere stati tra i primi a portare avanti tematiche di rifondazione dello Stato. A questo punto dobbiamo avere la capacità di sintesi, di riuscire a inserirci in quello che le forze politiche di governo che oggi vogliono arrogarsi loro il merito dell'intuizione, dell'invenzione di aver capito finalmente che questa è una repubblica malata, profondamente malata, che di conseguenza va cambiata. E noi riteniamo che il problema principale sia quello della rappresentazione dell'MSI all'esterno con uno stereotipo che non è il suo. In questo momento nella cultura italiana ed europea le uniche idee vincenti che sono in questo momento utilizzate anche a sinistra e anche per esempio nelle discussioni sulle riforme istituzionali e su come affrontare le trasformazioni. Intende continuare a rappresentare un punto di riferimento in termini di valori di nazione, di ricostruzione dello Stato e di difesa di interessi nazionali che in questo momento sono abbandonati da chiunque altro. Un po' più dentro le istituzioni? Non un po' più dentro le istituzioni, un po' più dentro la società direi, a contatto con, veramente, con più che con la società, con la comunità nazionale a noi piace definirla, perché crediamo che la comunità nazionale sia qualcosa di diverso, di più profondo, di più radicato della società, sia diciamo una società con un radicamento più profondo con la propria storia, con le persone. Che questo sia una assoluta pattuglia di nostalgici del fascismo destinata ai terroristi con la vecchia generazione ha sbagliato calcoli. Il movimento sociale per la sua addirittura, per la sua velocità, per la sua funzione storica è diventato prima la destra nazionale. Oggi vuole essere l'alternativa al sistema e interpretare le istanze, la voglia di cambiare di milioni di italiani che non si riconoscono più nel sistema, dei non garantiti, degli emarginati, dei perseguitati, dei giovani in cerca di lavoro, dei cattolici che non si riconoscono più nella Democrazia Cristiana. Quindi un movimento che guarda al passato per costruire il futuro. La prossima settimana, tra il 15 e il 17 dicembre, svolgerà il referendum fra i lavoratori della scuola sul fondo di incentivazione. Il referendum è stato illustrato oggi da CGIL, CISL e UIL, che hanno rivolto forti critiche al governo per il disimpegno in materia scolastica. Precise garanzie sul fondo di incentivazione sono state chieste da parte del sindacato autonomo SNALS. Un nutrito gruppo di lavoratori della Farmoplant di Massa ha bloccato nel pomeriggio per 3 ore la via Aurelia nei pressi di Montignoso. La protesta è stata decisa per sollecitare un intervento del governo e delle forze politiche per chiarire il futuro dell'azienda del gruppo Montedison, che dopo il referendum consultivo dell'ottobre scorso non ha potuto mantenere la normale produzione e ha licenziato tutti i dipendenti. Servizi efficienti, al passo con i tempi, è su questo fronte che si gioca principalmente il rapporto Stato-cittadini. Proprio 40 anni fa la Costituzione affidava questo obiettivo a regioni, province e comuni. Sociale del paese. A tutt'oggi i poteri locali sono ancora ben lontani dall'offrire servizi pubblici adeguati. Non è una novità, ma dal quarto rapporto sui poteri locali presentato nella sede dell'Associazione Nazionale dei Comuni emerge un quadro sempre più preoccupante. Un'analisi dettagliata basata su e che richiama l'attenzione sulla limitata diffusione di alcuni servizi, sui bassi livelli di efficienza e sugli alti costi di gestione. Alcuni esempi, gli impianti di depurazione esistono solo in un terzo dei comuni. A Venezia coprono il 65% del fabbisogno, ma a Roma solo il 19%, per non parlare di Napoli, solo l'1% con un costo che supera qui le 9.000 lire al metro cubo.